Buongiorno a tutti. Io ringrazio molto il presidente dell'Accademia Olimpica Gaetano Tiene e il collega Bellieni per avermi invitato a tenere questa relazione all'interno del convegno sui progressi scientifici e tecnici degli ultimi 50 anni. Un'iniziativa che è all'interno del più ampio programma di festeggiamenti e di celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova. Io sono professore onorario di biochimica clinica e biologia molecolare clinica di questa università, della Scuola di Medicina dell'Università di Padova. Questo è il sito dell'unità operativa di medicina di laboratorio che ho diretto per molti anni. E quindi quest'oggi vorrei raccontarvi i progressi che ci sono stati nell'ambito della diagnostica di laboratorio nelle ultime decadi e poi vedremo brevemente un flash sull'innovazione anche nei farmaci. Beh, inizio con questo importante ricordo di che cos'è la medicina di laboratorio dal testo del mio maestro Angelo Gurdina. Tutti voi riconoscerete la matula, il contenitore per l'esame delle urine, che ha tradizioni antichissime, non solo medievali, ma ci sono rappresentazioni ben prima di questa civiltà. E quindi questa è la storia, le origini. Ma se andiamo a vedere le origini più patavine della medicina di laboratorio, dobbiamo fare riferimento all'insegnamento di Giovanni Battista Morgagni. Tutti conoscete il suo trattato più importante, De Sedibus et Causis Morborum per Anatomiae Indagatis. Però a Padova, prima di Morgagni, si laureò questo tedesco, Guarnieri Rolfinci, che scrisse un trattato di chimica per la medicina nel 1662. Ecco, Padova quindi può essere definita la madre della medicina di laboratorio, della patologia clinica, perché ha riunificato le due grandi anime, la biochimica clinica e l'anatomia patologica. Ebbene che sappiate che i laboratori di analisi, quindi la medicina di laboratorio nella sua espressione, diciamo, fenotipica, non esistevano prima della fine del 1900, il primo laboratorio. Come vedete in questa diapositiva, è stato fatto in Pennsylvania, a Filadelfia, nel 1896. E poi c'è stata un'evoluzione che ha cambiato drasticamente l'immagine del laboratorio clinico. L'ha cambiata anche se nel 1900 in alto vedete Otto Following, un grandissimo biochimico clinico, direttore del laboratorio della Harvard Medical School a Boston e inventore di moltissimi metodi, che vedete lavorava con un'attrezzatura che potremmo definire da piccolo chimico. E in basso vedete un moderno laboratorio dotato di grandissima strumentazione di tecnologia automatizzata. A Padova il primo direttore del laboratorio è stato Giovanni Ceriotti, che qui vedete nella foto a destra, nel giorno della mia laurea. Il professor Ceriotti è stato il mio relatore. Successivamente il secondo direttore del laboratorio è stato il professor Angelo Gurdina, che è ancora molto ricordato, e in particolare per aver organizzato dei magnifici congressi sull'enzimologia clinica, in parte a Castelfranco Veneto, in parte a Conegliano, in parte a Venezia e poi a Padova. E mi è piacevole ricordare che con il professor Burlini abbiamo messo in piedi delle metodiche per lo studio degli isoenzimi, cioè delle particolari forme di alcuni enzimi, in particolare questo è la lattato deidrogenasi, ma ce ne sono molti altri, utilizzando una tecnica che si basa sulla colorazione con i sali di tetrazolio. Ebbene, questa tecnica della colorazione con i sali di tetrazolio io l'ho imparata da Gaetano Tiene nella prima esercitazione di anatomia patologica
serviva per vedere l'area infartuale durante un'autopsia. Quindi vedete che l'anatomopatologica è stata la base ed è la base ancora della nostra tradizione culturale dell'evoluzione della medicina di laboratorio. Io definisco la medicina di laboratorio la scienza nascosta che salva le vite, perché molto spesso i professionisti del laboratorio non appaiono nelle scene più importanti, delle scene della ribalta, ma senza la medicina di laboratorio oggi le diagnosi non sarebbero possibili, non sarebbero accurate, non sarebbero tempestive. E come vedete in quest'altra diapositiva, possiamo dire che la medicina di laboratorio è pervasiva e intercetta tutti i momenti della vita. Oggi, con un prelievo di sangue, si possono diagnosticare in modo non invasivo le malattie neonatali, prenatali, nell'età pediatrica, con piccole quantità di sangue si può diagnosticare la malattia celiaca. Nell'età adulta moltissime patologie, ma vedremo soprattutto quelle cardiovascolari, le malattie croniche nell'anziano hanno bisogno di monitoraggio con i test di laboratorio e molto spesso ci vengono richieste analisi di laboratorio per la diagnostica post-mortem, anche in qualche caso non risolto di supposti omicidi. I tempi sono un cambiamento, ha scritto Bob Dylan. E mai come nel caso della medicina di laboratorio e del laboratorio clinico, negli ultimi decadi si è avuta una trasformazione radicale. Io cercherò di fare una breve revisione delle cose più importanti che ho visto nella mia vita come rivoluzione. La prima è nella diagnosi dell'infarto del miocardio, la seconda, di cui dirò, la diagnosi dell'ulcera peptica. La diagnostica della celiachia, vi ricordo che prima bisognava fare due biopsie duodenale digiunali per diagnosticare nel bambino, oggi con un prelievo di sangue si fa diagnosi. La diagnostica delle malattie onco-ematologiche, la diagnostica prenatale, la diagnostica dei fattori di rischio, tutti conoscono ormai il colesterolo, ma ci sono molti altri fattori di rischio anche genetici che il laboratorio comunemente fa. E infine l'importanza della medicina di laboratorio per andare verso una medicina personalizzata, quelli che molti definiscono delle 4 P. Bene, la diagnosi di infarto del miocardio. Fino a poco tempo fa tutti sapevamo, si credeva, che entrando in un pronto soccorso per un dolore toracico fosse l'elettrocardiogramma che permetteva di fare una diagnosi. Oggi sappiamo che è un parametro di laboratorio che si chiama troponina perché si è scoperto che alcuni infarti del miocardio non hanno positività all'elettrocardiogramma, sono quelli che vedete raffigurati in basso come NS stemi, vuol dire che non c'è il soprasgranellamento del tratto caratteristico nell'elettrocardiogramma dell'S, ma presentano un aumento di questa troponina che è caratteristico del danno miocardico. E questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme ai colleghi cardiologi, in cui, pur non avendo visto all'elettrocardiogramma la presenza di segni elettrocardiografici specifici di infarto, i nostri cardiologi, sulla base di un aumento della troponina, sono andati avanti e grazie alla risonanza magnetica hanno visto dove era situata l'ostruzione dell'arteria coronarica e su questo hanno trattato adeguatamente la paziente. Il secondo grande rivoluzione che ho vissuto personalmente è quella della diagnosi dell'ulcera peptica. Quando ho studiato gastroenterologia, molti di questi pazienti andavano a finire dal chirurgo per essere sottoposti a degli interventi anche invasivi. Nella Pasqua del 1982
in Australia avviene un fatto che ha generato poi la rivoluzione diagnostica, cioè viene scoperta la presenza dell'Helicobacter. In realtà Bizzozzero aveva visto dei batteri nel succo gastrico, ma non era stato creduto, e all'inizio anche i due ricercatori riuscirono a pubblicare malapena su Lancet una lettera all'editore, non un lavoro completo. Barry Marshall e Warren, che era il suo tutore, ma Barry Marshall stava facendo la tesi di laurea, furono così bravi da insistere e riuscirono poi a portare a compimento il loro studio. E questo è un tipico caso di serendipity in cui preparazione, creatività e un po' di fortuna hanno portato a una grande scoperta. Perché fortuna? Perché Barry Marshall era un giovane che si stava preparando la tesi di laurea. Durante la Pasqua la fidanzata gli disse: no, dobbiamo andare in vacanza. E lui lasciò le piastre in incubatore alcuni giorni di più di quello che era il protocollo, e fu la grande fortuna, perché tornato dalle vacanze qualche giorno di ritardo, effettivamente vide la crescita batterica e poi fu in grado di dimostrare che l'Helicobacter pylori, come vedete, è causa della maggior parte delle ulcere peptiche, e oggi con degli antibiotici e qualche altro farmaco la cura dell'ulcera è possibile, senza poi dover mandare il paziente ai chirurghi per degli interventi di piloroplastica o di vagotomia. Bene, vorrei parlarvi poi di quello che il laboratorio sta facendo attraverso l'introduzione della cosiddetta biopsia liquida, cioè la possibilità di studiare con un prelievo di sangue dei tratti che sono caratteristici delle patologie tumorali senza dover ricorrere alla biopsia tradizionale molto più invasiva. Quindi quello che andiamo a cercare all'interno del sangue con delle semplici e non invasive raccolte del campione sono una serie di particelle e di DNA o RNA modificato. Quindi andiamo a studiare le cellule circolanti, andiamo a studiare dei biomarcatori tumorali, andiamo a studiare il DNA libero e quello metilato, e tutto questo, vedete, viene applicato sempre di più alla diagnostica e al monitoraggio e alla prognosi di vari tipi di tumori, dal tumore della mammella a quello del colon retto, pancreas, alla prostata e al melanoma. Questo ci porta anche verso la cosiddetta medicina personalizzata. Medicina personalizzata che cerca, attraverso lo studio dei geni, delle proteine, ma anche delle modifiche dovute all'ambiente, di prevenire, diagnosticare e trattare le malattie. Medicina personalizzata, vedete, si fonda sostanzialmente sulla scoperta di nuovi biomarcatori della farmacogenomica e su farmaci che sono molto ben indirizzati e quindi sono senza quelli che si chiamano side effect, cioè effetti avversi, ma cercano di colpire solamente i bersagli, le cellule cancerose o le cellule malate in generale. Ecco che se andiamo a proiettare quello che è avvenuto nella farmacologia, è uno dei casi più clamorosi è quello dello sviluppo delle cosiddette statine, che ormai molti di noi assumono per trattare l'aumento del colesterolo, soprattutto del colesterolo LDL, quello che viene chiamato colesterolo cattivo, e c'è un'ampia trattatistica che dimostra che attraverso la terapia con queste statine c'è una forte riduzione di tutte le cause di mortalità, ma soprattutto della mortalità per malattie cardiovascolari nei pazienti e nei soggetti che vengono sottoposti a questa terapia. Ma ancora di più vorrei parlarvi dei cosiddetto companion diagnostics,
Cosa sono i companion diagnostic? Il companion diagnostic non è altro che la messa insieme, l'alleanza fra dei test diagnostici che vanno a riconoscere dei bersagli molecolari contro cui vengono sviluppati dei farmaci che sono molto selettivi. Per esempio, nel cancro della mammella, l'Herceptin, e nelle leucemie mieloide croniche, il Gleevec, sono stati tra i primi farmaci molecolari, ma ce ne sono molti altri che vedete in parte raffigurati in questa diapositiva, che sono stati sviluppati. E quindi cosa abbiamo? Da un lato il laboratorio che mette a disposizione dei test per rilevare dei bersagli molto ben qualificati, bersagli molecolari, farmaci che vanno a combattere solo unicamente questi bersagli e eliminare solo e unicamente le cellule realmente malate. È dal 1976 che con la scoperta di alcuni oncogeni è andata poi sviluppandosi questa pratica dello sviluppo di farmaci molecolari, e vedete che questa alleanza tra medicina di laboratorio e farmacologia sta portando a grandi risultati. E vedete in questa diapositiva che sempre più sono stati approvati dei farmaci che vanno a colpire, a trattare tumori del polmone, NSCLC vuol dire tumori polmonari a piccole cellule, colorettal, melanoma, tumori solidi, colon carcinoma, cancro del pancreas. Quindi il companion diagnostic è l'evoluzione, diciamo, più bella della medicina di laboratorio associata a nuovi farmaci molto mirati. E la seconda grande innovazione, a me piace molto questa pubblicità, che ci dice come una taglia non va bene a tutti, anche nei farmaci. E solo i pediatri erano abituati a dare le dosi in base al peso del paziente. Poi si è scoperto che la metabolizzazione avviene ed è fortemente condizionata dal genotipo. Abbiamo soggetti che metabolizzano molto velocemente, sono quelli ultra rapidi, o quelli che hanno un metabolismo definito poor o intermediate, cioè scarso metabolismo, in cui il farmaco deve essere diminuito, perché altrimenti il farmaco alle dosi tradizionali dà degli effetti avversi significativi. E quindi questo è un esempio, vedete che nel caso di metabolismo ridotto noi dobbiamo somministrare una dose inferiore del farmaco. Anche in questo caso l'alleanza tra la medicina di laboratorio e la farmacologia. Vorrei concludere, perché purtroppo il tempo, lo spazio di questa breve chiacchierata mi è stato concesso in 15-20 minuti, lo slogan che amo sempre insegnare anche ai miei studenti è: una miglior scienza con una miglior medicina di laboratorio per una miglior cura dei pazienti. La ricerca aiuta a migliorare la cura e il benessere della nostra popolazione. Una buona giornata a tutti.